Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature, indossa la qualità. Terza e ultima parte di Sports Chat, tenetevi pronti a giocare ancora con noi. 0974 2256 in palio. Ci sono queste uova di cioccolato. Esatto. Poi basta, perché uno ovviamente aspetta a te di diritto. No, perché io ho risposto già a una domanda prima. E quindi anche a te, va, insomma. Tocca anche a te. Pallone da calcio, pallone da calcio. Stavamo parlando della questione giovani. No, a me interessava sapere la qualità dei giovani, secondo il mister, perché li vive, è da tempo che li tiene sotto controllo. È una qualità che lascia ben sperare, oppure c'è una crisi effettivamente nel calcio? Ci sono alcune squadre che lavorano tanto sotto l'aspetto a livello di settore giovanile, in effetti è sempre, poi anche il Torre Cuso stesso ha dei giovani interessanti, la Battipagliese che prima, dove si cura tantissimo, i giovani, a parte noi siamo una squadra giovanissima, quindi nelle nostre categorie fanno la differenza, come dicevo prima. Però sicuramente c'è una presunzione e c'è un modo di comportarsi diverso rispetto alla nostra età, quindi ormai quando vai a parlare con un giovane nella crescita hai dei grossi problemi, devi parlare col procuratore, col vice procuratore, cosa che da una parte è buono perché comunque ti curano i certi equilibri, cosa che prima non avevi, e quindi se c'erano quando ci stavamo noi, al di là che si guadagnava anche tanto, però in alcune cose non c'entravi. Però vedo degli istruttori non capaci in alcune squadre, e si danno, perché ormai il calcio è cambiato, ormai il calcio l'allenatore deve portare lo sponsor, deve portare i soldi, quindi si dà la possibilità a gente che forse non è brava e non è preparata per lavorare e far venire fuori i nostri giovani. Questo quindi è un altro problema, ha tirato fuori un altro argomento. Questo è un problema da anni che tutti sanno, ma nessuno fa finta di niente, nessuno fa niente, perché anche lì è un business, e quindi alla fine. Però per quanto riguarda i giovani, ci sono dei giovani comunque interessanti, dove ci sono società che lavorano tanto sui giovani, quindi giovani di prospettiva come il Sorrento ne ha 2-3, come tante altre squadre, quindi mister, ma domani dove vi allenerete invece? Fa una domanda che bella domanda. L'appuntamento è a Battipaglia, quindi non lo so dove. Al Pastene, poi scegliete dove. Non lo so se facciamo al Pastene e poi. Però sicuro giovedì si gioca a Campagna, questo è un dato certo. Penso di sì, sicuramente. Sicuramente è l'unica soluzione vicina che c'è. Tra l'altro un'altra partita molto ostica per la Battipaglia, perché sì, c'è un noto che è una buonissima squadra. Buona squadra, allenata da un bravo allenatore che è un carissimo amico, uno che lavora tanto sul campo, quindi una squadra ostica, una squadra cattiva, una squadra con dei giocatori discreti. Quindi mi sa servono i 3 punti giovedì, assolutamente. Ma questo non lo sappiamo. Lorenzo, ma secondo te si è risentito con Rigoli dopo il derby? Con Rigoli? Ti ricordi, insomma? Sì, la diatriba me la ricordo. Io ormai ci ho messo una pietra sopra, non ne parlo proprio più, anche perché per la verità fu eccessivo il modo di porsi dell'allenatore Rigoli. No, anche mio pure, quindi non è che io, però sicuramente no, dire che non mi conosce e sì, io parlo di come, chiedo scusa avvocato, ti interrompo, se come calciatore gli posso mandare una foto autografata per vedere dove ho giocato io, ma questo non significa che se sono stato un discreto giocatore posso essere un buon allenatore. Da allenatore forse ho fatto 10, 12, 13 anni di interregionale, forse molto prima rispetto a lui, forse negli ultimi 2-3 anni ho fatto l'eccellenza e lui ha fatto forse l'interregionale, ha avuto la fortuna di allenare l'interregionale, ma se andiamo a vedere io non voglio scendere ai livelli, non ci voglio proprio pensare, quindi alla fine. Però quello che ho detto prima non rimango, non è che ritorno ritirarmi quello che ho detto. Io di Rigoli conosco solo i biscotti che vendevo al mio discreto. Quindi è bello, mister, ma questa è la verità, perché se andiamo a vedere lui mi parla di curriculum, io non ci voglio entrare, non voglio fare polemica, ma se lui si guarda bene io mi guardo il suo, lui si guarda bene il mio. Quindi alla fine mi sembra che Potenza, Barletta, Castrovillari, Nola, Latina sono piazze, penso, importanti, come le ha fatte anche lui, però se andiamo a livelli bassi io non voglio scenderci proprio a questi livelli. Mi dispiace che è successo questo, perché diamo un brutto esempio ai giovani, diamo un brutto esempio a chi ci ascolta, a chi ci sente, e non è bello, non è bello. Però minacciare le persone non è bello nemmeno questo, perché alla fine noi veniamo anche da queste situazioni dove siamo cresciuti con pane e pistola, con pane e latte, quindi alla fine
non è che poi ci sono queste le cose, ed è stato brutto anche per chi ci ascoltava, da parte mia e da parte sua, quindi ci voglio mettere una pietra, anzi figurati, non ne voglio proprio parlare di questa situazione, io penso a lavorare, a cercare di migliorare e di crescere. E se a salvare la Battipagliese. Ma questa è la prima cosa, perché è una delle piazze che io ci tengo più delle altre dove sono state, quindi io se vedo dei ragazzini allenarsi con un istruttore giovane e vedo che se c'è qualcosa che posso rubare mi fermo e guardo, quindi significa che voglio crescere, voglio migliorare a 53 anni e quindi non ho questa presunzione che posso forse mostrare. Con chi mi conosce all'inizio può pensare che sono un presuntuoso, se ero un presuntuoso non stavo a queste categorie, potevo fare qualcosina in più sicuramente, quindi una persona che vuole migliorare, conoscere, e quindi si può migliorare anche attraverso un bambino, e se sbaglia è lì che devi chiedere scusa, con lui sicuramente non ho sbagliato. Questo le fa sicuramente onore. Adesso andiamo in Lega Pro a vedere i risultati dell'ultimo turno con la Salernitana che vince 2-1 contro la Regina e mantiene quindi il primato della classifica, poi l'1-1 tra Foggia e Juve Stabia, mentre il Benevento ha vinto in casa contro la Paganese per 2-0. Andiamo a vedere subito anche la classifica con la Salernitana che, come dicevamo, resta al comando con 70 punti più 2 sul Benevento, e giovedì c'è questo turno infrasettimanale che vedrà tra l'altro i Granate impegnati nel derby contro la Paganese. Continua la vincente testa a testa Salernitana-Benevento. Andiamo a vedere adesso però la vittoria dei Granata per 2-1 contro la Regina. La Salernitana batte 2-1 il fanalino di coda Regina e si riporta in vetta alla classifica del girone C di Lega Pro. 2 punti di vantaggio sul Benevento che ieri sera, superando la Paganese nell'anticipo, si era momentaneamente preso il primato. Alla Rechi, davanti a più di 10.000 spettatori appartenenti a due tifoserie storicamente gemellate, i Granata non brillano, ma è il risultato che conta. La prima mezz'ora è quasi del tutto di marca Amaranto, sugli scudi Roberto Insigne. Al 13° un recupero last minute di Trevisan dopo un iniziale errore gli nega la conclusione vincente. Poi, su cross dello stesso fratellino di Lorenzo, è sempre Trevisan a deviare verso la sua porta con Gori che si salva distinto in angolo. Il terzo tentativo è quello buono. Al 28° Trevisan va in bambola, Insigne Junior gli ruba palla, arriva davanti a Gori e lo trafigge. Lo schiaffo scuote la Salernitana. Al 31° corta respinta della difesa ospite, missile dalla distanza di Moro, imprendibile per Kovacic. È un pari capolavoro. Al minuto 37 passano gli uomini di Menichini. Negro trova lo spiraglio giusto fra una selva di gambe e fa secco Kovacic, coperto dai suoi difensori e partito in ritardo. Nella ripresa controllano i padroni di casa, la Regina smarrisce il furore iniziale, Cristea nel finale si mangia il tris sparando alle stelle e Cirillo in pieno recupero rimedia il secondo giallo e si fa espellere, lasciando la Regina in 10. Tempo scaduto, la Salernitana prende i 3 punti col cinismo delle grandi. Lorenzo, tu dicevi che non credi in questa Salernitana, in che senso? No, io non dicevo che non credo nella vittoria finale, anzi la auspico. No, dico nella consistenza del gioco non credo, anzi sono convinto che alla fine la Salernitana vincerà il campionato comodamente, però no. Non la vedo una squadra in grado di battere con sicurezza e facilità tutto e tutti. Magari lo vince anche il campionato, però farà trepidare i tifosi fino all'ultima giornata, un punto, due punti. Mi sembra che non, per esempio anche con la Regina. La Regina, se non sbaglio, è l'ultima in classifica. 22 punti. Sì, quello. Anche con la Regina ha stentato. Quindi non la vedo una squadra in grado di imporre il proprio gioco senza sine ulla cunctazione, cioè senza alcuna condizione. Questo ho detto della Salernitana, però che vinca il campionato ci mancherebbe. È un mio augurio e sono convinto che alla fine vincerà. Mister, un suo giudizio su questo campionato? Io come l'avvocato mi auguro che alla fine, comunque una squadra vicina a noi e quindi alla fine merita anche di stare in B, come anche il Benevento, secondo me è un'altra grande piazza. Per i tifosi che ha, ma che scherziamo veramente. Però se stecca la Salernitana, dietro stecca anche il Benevento, quindi 2 punti possono essere pochi, ma possono essere anche tanti in 6 partite che mancano.
Antonio Pesca, Benevento che in questi ultimi anni tra l'altro è andato più volte vicino alla promozione, sembra è una squadra stregata a tutti gli effetti, non me ne vogliono a Benevento. Diciamo, infatti vede ogni anno le streghe. Vede ogni anno le streghe. Però la Salernitana credo che i due punti alla fine, almeno poche partite dalla fine, faccia la differenza, anche perché è vero che gioca con la Paganese la prossima, però c'è il Benevento che va a Lecce. Quindi voglio dire, insomma, bisogna vedere anche gli avversari contro chi è. Il Lecce, il Lecce però rimane una piazza squalificata, sì. Perché Catanzaro-Lecce sembrava quasi... Ma giocare a Lecce... Sicuramente il Lecce è sempre il Lecce, anche perché poi per i playoff, anche per i playoff. E di questo campionato poi bisogna anche sottolineare un'altra cosa. Fa specie vedere la Regina ultima in classifica. E la Regina l'anno prossimo scenderà in Serie D. E questo, sarà un'altra compagine che dovrà finire da torcere. Come in Serie B il Catania che l'anno scorso è retrocesso dalla Serie A rischia la retrocessione per chi ha ambizioni di andare in Serie C. Se capiterà nel girone con la Regina avrà la sua carta da pelare. Quindi tu immagina che la Regina ha una struttura che secondo me al sud non ce l'ha nessuno. E quindi significa retrocedere, significa fallire, perché fallisce sicuramente. Lorenzo, mi sembra che con te questa osservazione non l'ho fatta mai. Ti ricordi del caso Lotito di qualche un mesetto fa, più o meno era? Questa intercettazione con il direttore sportivo dell'Ischia, con Iodice, il Carpi, il Frosinone in Serie A, queste squadre che creano poche appeal, dopo nessuno compra più i diritti della Serie A. No, per la verità di queste cose non mi interesso, non lo so di che cosa stai parlando, io non ho capito. La telefonata con Iodice che si parlava dell'appeal che viene meno se in Serie A arrivano squadre magari come il Carpi o il Frosinone che hanno un bacino di utenza minore e quindi le TV non pagano i diritti o pagano di meno. No, non voglio parlare di queste stupidaggini. Questo è anche il bello del calcio, queste favole che si ripetono, come magari è stata qualche anno fa quella del Sassuolo, quest'anno può essere il Carpi. No, a me piace il Carpi che vada. Ma non dimentichiamo che i primi a vincere il campionato italiano fu il Vado. Vado, dove? Ma Provercelli ha vinto sette Vado, non il campionato, la Coppa Italia. Liguria. La Coppa Italia. Vinse la Coppa Italia. Dove vado? Ma Liguria se no. Allora, ci sono state squadrette che una volta... c'era il grande Vercelli che ha vinto sette scudetti, se la memoria non mi tradisce, o sbaglio. Non dimentichiamoci che la squadra del Sud, che stava per vincere lo scudetto, prima che poi lo vincesse il Napoli, prima il Cagliari, poi il Napoli, è stata la Nocerina. La Nocerina ha perso la finale col Genoa, altrimenti avremmo avuto la Nocerina campione d'Italia a metà degli anni 20. Quindi insomma, il bello del calcio è proprio questo. Queste realtà mi piacciono. Quando andò in... quella squadra in Serie B, una squadra con 5.000 abitanti. No, chiedo scusa, non era Castel di Sacco, forse. Castel di Sacco. Vabbè, la stessa Andria, che non è una piazza insomma grandissima. Vabbè, Andria già è diversa, già più grande. Vabbè, rispetto a Castel di Sacco, devo fare un'errata corrige. Abbiamo il Chievo in Serie A. No, devo fare un'errata corrige, non era la Nocerina, era il Savoia. A metà degli anni 20 stava per vincere il campionato. Beh, ma il calcio è bello che sia così. Se il Carpi sta giocando il miglior calcio di Serie B, lo sta giocando il Carpi 2-1, la Real Cavese. La Real Cavese. No, mi piace questo fatto che le piccole realtà si insinuino perché un po' con l'egemonia delle grandi non mi va più. Chiamateci allo 0974 2256, altrimenti a Lorenzo, anziché dargli una sola uova, gliene devo dare due. Quindi chiamatevi, affrettatevi, altrimenti se le porta tutte lui. Se le porta tutte lui. Nel frattempo andiamo a vedere in grafica i risultati dell'ultimo turno di basket, dell'ultima giornata che ha sancito il matematico primo posto per la BCC Basket Agropoli, che ha vinto in trasferta a Taranto per 78-66. Francavilla ha perso in casa contro Vasto per 65-76, mentre il Palermo Corsaro a Venafro, Pescara che invece è stato sconfitto da Maddaloni, buonissima squadra quella del Maddaloni, e Bisceglie che invece ha vinto di soli due punti in casa contro Monteroni. Vediamo la classifica che
Parla BCC Basket Agropoli, primo posto ormai assicurato, due giornate dal termine con 44 punti. Domenica si può festeggiare in casa davanti al pubblico amico contro Bisceglie, poi la Palermo a 36 e così via tutte le altre. Noi adesso però andiamo proprio a Taranto a vedere come hanno vinto i Delfini di Coach. La BCC Convergenze Agropoli, superando il Taranto al Palamazzola, è matematicamente prima nel girone D della Serie B, con due giornate d'anticipo rispetto alla conclusione del torneo, aspettando con grande fiducia i playoff di promozione. Il match con Taranto non è dei più agevoli, anche perché out Serino e Parrillo, il team di coach Paternoster deve inizialmente pagare dazio. La squadra di casa parte bene con Giancarli, De Paoli e Sirakov, ispirati al tiro, e così il tempo si chiude con il team di coach Leale avanti di 6 punti, 17 a 11. Nella seconda frazione la BCC Convergenze buca ripetutamente la retina, Romano e Birindelli prendono per mano la squadra e il diesel Agropoli inizia a carburare, facendo registrare un parziale di 11 a 30 che scava il solco e porta gli ospiti sul più 13, 28 a 41 all'intervallo lungo. Taranto rientra in partita nel terzo quarto, la BCC stringe le maglie della difesa e chiude con un vantaggio di 8 punti, 50-58. Nelle fasi iniziali dell'ultima frazione di gioco, Taranto prova ad affondare con i colpi e rimane in scia con Sirakov, ispirato al tiro ma non è sufficiente. Agropoli prende il largo e anche i più giovani Molinaro, Iurato e Di Lascio mettono dentro canestri pesanti. Finisce 66 a 78 per l'Agropoli. Complimenti all'Agropoli che quindi ottiene il matematico primo posto ed ora si può preparare per questa parte finale di stagione e speriamo, noi ovviamente ci auguriamo che la cavalcata possa continuare più a lungo possibile e materializzarsi poi con una fantastica promozione in A2 che avrebbe davvero del grandioso e dello storico per una società che sta facendo tanto tanto bene. Sentiamo il commento di coach Paternoster. Il traguardo ora lo possiamo dire matematicamente, l'Agropoli è prima 70, 78 a 66 più 12, complimenti e credo che tu sia strafelice. Sì, sono strafelice, dici benissimo, abbiamo fatto, finora abbiamo disputato un campionato quasi perfetto, anche stasera abbiamo fatto una vittoria non semplice perché abbiamo giocato come visto senza Serino e senza Parrillo, però ho la fortuna, ti ripeto, di allenare ragazzi, prima bravissimi giocatori e poi grandissimi ragazzi, quindi ognuno di loro ha dato il suo contributo, la dimostrazione stasera Angelo Di Lascio che è stato molto importante, questa è la nostra forza, il nostro gruppo, stiamo bene insieme e quindi ci siamo veramente meritati questo primo posto, però sappiamo che non abbiamo fatto nulla, mancano ancora due partite alla fine del campionato e poi inizierà il vero campionato per noi, ovvero i playoff, quindi sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di importantissimo, perché ti ripeto abbiamo perso solo due partite con uno scarto minimo di 5 punti sommando le due sconfitte, dovremmo essere ancora vicinissimi a essere il primo attacco e quasi la migliore difesa, finale di Coppa Italia perso, più di questo obiettivamente non si può chiedere alla squadra di pallacanestro. Adesso bisogna recuperare qualche tossina, qualche infortunato per poi ripartire fra 15 giorni con Bisceglie. Sì, sì, dici bene, dobbiamo, questa pausa ci vuole perché spero di recuperare finalmente Davide Serino, di recuperare lo stesso Parrillo, ma Riccardo Romano ha fatto gli straordinari in questo periodo perché ha giocato soffrendo moltissimo, lo stesso Roberto Marulli aveva bisogno di più riposo per recuperare dall'infortunio, tutti hanno stretto i denti, quindi questa pausa va a pennello, così come va a pennello il fatto che il primo posto ormai l'abbiamo messo in cassaforte, quindi potremo veramente prepararci bene per i playoff, senza però, ti ripeto, abbiamo ancora due partite da giocare e da vincere. Coach, l'ultima, cosa puoi promettere agli sportivi agropolesi che anche oggi hanno seguito qui a Taranto e alla fine hanno festeggiato insieme ai ragazzi? No, promettere, noi continueremo a lavorare tantissimo come abbiamo fatto finora, non ci vogliamo precludere nessun obiettivo arrivati a questo punto della stagione. È chiaro, dobbiamo ricaricarci, però promette ai tifosi soltanto ancora una grande pallacanestro, quella come abbiamo fatto finora. Questa la faremo fino a fine anno. Una gran bella Pasqua, buona Pasqua al coach Paternoster e a tutti i ragazzi del Basket Agropoli e soprattutto agli sportivi. E arrivederci al 12 aprile Agropoli Bisceglie. Buona Pasqua a tutti voi. Ciao. Ma. Il 12 aprile, dopo una Pasqua che sarà sicuramente serena in casa Agropoli, si torna a giocare contro Bisceglie in un palazzetto dello sport che sicuramente sarà gremitissimo per festeggiare questo primato e per dare poi, per spronare i ragazzi di Coach Paternoster per la fase finale del campionato con i playoff, e quindi sperando che poi
si possa festeggiare la vittoria di questo campionato. È il momento di giocare, abbiamo delle telefonate in linea? Sì. Con chi parlo? Buonasera innanzitutto. Buonasera, io sono Pasquale da Omignano. Ciao Pasquale, per te c'è subito una domanda pronta, mi raccomando rispondi correttamente perché ti porti a casa per la Santa Pasqua un'uova di cioccolato. Un noto calciatore della Serie A originario di Novi Velia: Nicola Sansone, Alessandro Del Piero, Cristian Molinaro. Nicola Sansone. Bravo a Pasquale Domignano, complimenti, hai vinto anche tu una fantastica uova di cioccolato messa in palio dal laboratorio artigianale di Montecorice. Ciao Pasquale, continua a seguirci. Senz'altro, buonasera. Abbiamo anche un'altra telefonata in linea? A breve avremo sicuramente le altre telefonate perché i nostri centralini stanno impazzendo. Ovviamente Lorenzo preme perché non ce ne siano più, altrimenti le uova terminano qui. Mister Condemi ci diceva che lei frequenta il palazzetto dello sport, va a vedere ogni tanto il basket. Mi piace tanto, quindi alla fine. Poi se andiamo a vedere, come dicevo prima, il calcio ha preso spunto sicuramente sui blocchi dal basket, e quindi, però è uno sport che mi piace tanto e quindi ogni tanto quando c'è la possibilità ci vado. Come seguivo molto la viola a Reggio, quindi... Quindi è un frequentatore, insomma le piace, sì, seguire, piace, il basket? Ma anche perché ho due sorelle che hanno giocato in Serie A, anche la pallavolo, quindi... Sono dei... Non è solo calciofili, insomma. Non è solo, sì. Piace tanto. Lorenzo invece non frequenta. Piace anche gli ambienti più che altro. Perché... Frequento, mi piace, sì, che naturalmente una squadra del mio paese vada avanti in questo sport, però come ho già detto altre volte, a me piace abbinare piedi e testa per giocare, non le mani. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Con Tony di Assea. Antonio, ho capito bene? Mi sente? Perfetto. Ciao Antonio, buonasera. Per te c'è una domanda molto semplice, molto facile. Ovviamente sono tutte molto, molto semplici, però questa lo è un po' di più, però siamo in un periodo pasquale, quindi vogliamo cercare di farvi vincere quante più uova possibili. Nel calcio che cosa viene assegnato alla squadra che ha subito un fallo da parte di un avversario? Una munizione, un gol o un calcio di punizione? Un calcio di punizione. Perfetto, bravo anche ad Antonio da Ascea, anche per te un'uova di cioccolato prodotta dal laboratorio artigianale Mario Greco di Montecorice, che ha due punti vendita anche ad Agropoli e a Capaccio. Grazie Antonio e buon proseguimento di serata. Lorenzo, niente uova di Pasqua per te. Va bene così. Alla prossima. Non ci verrai più, non mi dire che poi non ci vieni più. No, ci mancherebbe. Alla prossima Pasqua chi ti molla? Allora appuntamento fisso ogni Pasqua. Noi ci abbiamo davvero in conclusione. Giovedì si gioca a Pomigliano, una gara che il Pomigliano deve vincere. La Gelbison no, quindi voglio dire. Va tranquilla, senza... Tu andrai a Pomigliano? No, non lavoro, Antonio. Quindi questa volta ti salti sì, la trasferta, anche perché se poi la Gelbison di scafati, insomma, tanto meglio lavorare, almeno guadagni qualcosa di soldi. Tu Lorenzo, giovedì dove sarai? Qualche campo oppure ancora nessuna comunicazione? No, fino adesso non ho avuto designazioni, credo che non ne avrò e se ne parlerà l'altra domenica di uscire. Quindi sarà una Pasqua di riposo? Sì, sì. Mister Condemi, una Pasqua che magari la Battipagliese farà con tre punti in più in saccoccia, questo è l'augurio? È quello che speriamo per poter passare una buona Pasqua e quindi vediamo cosa riusciamo a preparare già da domani. Il rapporto con la tifoseria, nonostante le mille vicissitudini, i tifosi che restano sempre vicino alla squadra? Sempre, sono i primi ad arrivare al campo, gli ultimi ad andare via, quindi sono i primi ad incitarci, a darci la forza di continuare, quindi... Per noi questo è importante, quindi speriamo che ci continuino a farlo. Anche perché Antonio, quella C è sempre impressa nella mente, quella C che stava a Battipaglia, ora non c'è più però, e ancora ricordo quando passavo quella C enorme. Quella C campeggiava, ma ultimamente va di moda dopo gli attentati eccetera, dire c'è sui Charlie, c'è sui... In questo momento mi sento di dire siamo tutti della Battipagliese, perché la Battipagliese è un patrimonio che deve rimanere in Serie D. Dispiacerebbe veramente tantissimo non vederla l'anno prossimo in Serie D. Quindi diciamo, bocca al lupo. Vuole che la squadra di Mister Condemi possa raggiungere il traguardo della salvezza, perché davvero una piazza come Battipaglia
Anche la Serie D è riduttiva, stretta, quindi sì, insomma, è stretta, quindi figuriamoci qualche serie addirittura inferiore. Noi siamo giunti in conclusione di trasmissione, io ringrazio ancora una volta il laboratorio artigianale Mario Greco di Montecorice che ci ha messo a disposizione queste fantastiche e soprattutto buonissime uova di cioccolato che poi voi potete trovare nei punti vendita appunto di Fornelli a Montecorice, poi ad Agropoli e Capaccio. E mi preme ringraziare anche gli altri sponsor che sono la Banca del Cilento e Lucania Sud, Infante Calzature con le sedi di Vallo della Lucania ed Agropoli, Publimedia Soluzioni per il tuo business, il Centro Intralot di Santa Maria di Castellabate e la Prodo Resort Talasso Terapia, sempre di San Marco di Castellabate. Grazie a mister Condemi per la sua disponibilità. Grazie a voi, colgo l'occasione di farvi i migliori auguri a voi, ai nostri telespettatori, di una buona Pasqua. Grazie mister Ricambiamo, grazie all'avvocato Lorenzo Bargiotta. Grazie a voi e naturalmente mi ripeto, avrei voluto dirlo io per prima, però ho tanti cari auguri ai telespettatori, a voi e a tutto lo staff di Rete 7. Grazie mille Lorenzo, ricambiamo. Non c'è, ci sarà. Grazie anche a Giuseppe Fontana. Gli auguri che fatti già nella Polata. Ad Antonio Pesca. Buonasera e buona Pasqua, ovviamente. Ovviamente io vi ricordo che le repliche andranno in onda domani dopo il TG delle 14, giovedì sera dopo il TG delle 23, così come potete trovare la puntata sul nostro sito internet www.rete7.tv. E poi vi faccio un altro annuncio, come dicevo anche inizio trasmissione, con l'editore Giorgio Scelza abbiamo deciso di andare in onda venerdì sera perché appunto si gioca giovedì, quindi ci sembra opportuno arrivare prima nelle vostre case per raccontarvi questo ultimo turno prepasquale con altre immagini, altri commenti, altri ospiti nei nostri studi. Quindi per adesso vi facciamo comunque un augurio di buona Pasqua, ma ci sarà modo ovviamente di farvene altri venerdì sera, quindi ricordate questo appuntamento sempre alle 21:15 circa sulla nostra emittente televisiva. Buonanotte a tutti. Questo programma è offerto da... Banca del Cilento. Crediamo nella nostra terra. Infante Calzature. Indossa la qualità.